realizzare lo scaldacuore, che fa parte del set della, del completo Pacific, utilizzerò sempre il Pacific, sempre lo stesso colore, e vi ricordo sempre che è 30% lana merinos, 35% micofibra, 30% poliammide, ed è veramente bello morbidoso. Allora vi faccio vedere il campione e vi dico già che io nel campione, in questo campione, ho montato 12 catenelle, che è un multiplo di 4, ma nella mia lavorazione vera e propria andrò a montare 120 catenelle e lavorerò con l'uncinetto il numero 5. Mi raccomando, questo video, per prendere le misure questa volta dello scaldacuore, dovete prendere la misura della circonferenza seno, perché deve essere questo scaldacuore a partire proprio da sotto al seno e andrà a salire, quindi mi raccomando, prendete la circonferenza del vostro seno e in base al multiplo, che è un multiplo di 4, andate a mettere tante catenelle tenendo presente il multiplo del 4 per arrivare alla circonferenza che vi serve. Quindi dicevo, io ho montato 12 catenelle, mentre nella lavorazione vera e propria ne monterò 130, e andiamo a fare il nostro primo giro. In realtà il giro che andiamo a fare è quello che andremo sempre a ripetere, e andiamo a fare 3 catenelle, 1 2 3, che sono sta prima maglia alta, rientriamo nella stessa, nella prima catenelle delle 12 catenelle, e facciamo un'altra maglia alta. Prendo il filo, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare 2 maglie alte all'interno della stessa maglia di base, quindi una e rientro 2. Prendo il filo, salto 3 catenelle, entro nella quarta e di nuovo da fare 2 maglie alte, 1 e 2. Ancora prendo il filo, salto 3 catenelle, entro nell'ultima e vado a fare le mie 2 maglie alte, 1 e rientro 2. Quindi questo è quello che bisogna fare per tutto il giro, una cosa molto semplice. Secondo giro è lo stesso che abbiamo appena fatto, però abbiamo una base diversa, quindi vi faccio vedere come andare a fare. Quindi questo giro che adesso andremo a fare è il giro che andremo sempre a ripetere, e andiamo a lavorare in questa maniera. Con una maglia bassissima ci portiamo tra le 2 maglie alte. Io non ho fatto la catenella di separazione, mi raccomando, quindi maglia bassissima, andiamo tra le 2 maglie alte. E a questo punto facciamo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 1 2 3, prendiamo il filo, rientriamo tra le 2 maglie alte e facciamo una maglia alta, e si continua così. Si prende il filo, si va tra le 2 maglie alte successive e di nuovo si vanno a fare 2 maglie alte, 1 e si rientra 2. Ancora vado tra le 2 maglie alte successive e vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2. Ancora vado a finire la lavorazione andando tra le prime, tra le 2 maglie alte, facendo 2 maglie alte, 1 e 2. Vi faccio rivedere la lavorazione così la capite ancora meglio, andando a salire è più facile per me mantenere la lavorazione e quindi farvi vedere bene come entrare. Quindi con una maglia bassissima andiamo tra le 2 maglie alte e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientriamo e facciamo un'altra maglia alta, prendiamo il filo, andiamo tra le 2 maglie alte successive e facciamo 2 maglie alte, 1 2. Ancora successivo andiamo tra le 2 maglie alte e di nuovo facciamo 2 maglie alte, 1, rientriamo 2. Ancora 2 maglie alte successive, andiamo tra le 2 maglie alte, quindi tra la maglia alta e le 3 catenelle, e andiamo a fare 2 maglie alte, 1
rientriamo 2. Quindi questa è la nostra lavorazione, ve la allargo così la potete vedere meglio. Questo è il giro che dobbiamo sempre andare a ripetere. Forse se ve lo metto così lo vedete meglio, ecco. E quindi vi ricordo che io monterò 130 catenelle, farò questi giri e vedremo fino a quante volte ripeterò questo giro. Devo arrivare sopra al seno per poi dividere subito la parte dietro dalle due parti avanti. Ho ripetuto il giro per un totale di 12 volte e adesso sono andatamente in marcatore. A me copre il seno, quindi mi raccomando, anche se siete una taglia S, se avete un seno grande, dovete andare sicuramente a fare 2-3 giri in più. Per una taglia ML, ripeto, dovete sempre vedere l'altezza, cioè la grandezza del vostro seno. A me deve arrivare pelo pelo sotto al seno, quindi va benissimo 12 giri. A questo punto sono andata a mettere i miei marcatori e ho fatto in questa maniera. Io ho un totale di... Allora, io andrò a fare i miei primi due giri normalmente, quindi di nuovo una maglia bassissima per entrare tra le due maglie alte e vado a lavorare tranquillamente le mie 3 catenelle, rientro un'altra maglia alta e poi vado direttamente nel ventaglio successivo, entro tra le due maglie alte e vado a fare il mio ventaglio. Quindi lavoro normalmente due giri, fermandomi però qui prima del marcatore. Terminati questi due giri, il terzo vi farò vedere come fare la diminuzione. Allora, ho fatto i due giri, posso andare a fare il terzo giro e fare la diminuzione. Per fare la diminuzione facciamo in questa maniera. Con una maglia bassissima entriamo sempre all'interno delle due maglie alte. E andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Adesso prendiamo il filo e andiamo direttamente dove abbiamo il secondo ventaglio, quindi andiamo dove abbiamo il secondo ventaglio e andiamo a fare il nostro ventaglio, quindi entriamo tra le due maglie alte e facciamo 2 maglie alte e continuiamo normalmente andando a fare il nostro ventaglio sopra ogni ventaglio. Termineremo così naturalmente il quarto giro e il terzo giro normalmente e inizieremo anche il quarto normalmente, quindi le diminuzioni vanno fatte solo all'esterno, non qui. Quindi adesso finisco il terzo giro, inizio il quarto e quando sto per arrivare alla fine vi faccio vedere come fare un'ulteriore diminuzione. Allora, ho terminato quindi il terzo giro e sono andata a fare il quarto e sto per terminare anche il quarto. Vedete, mi trovo dove ho l'ultimo ventaglio e la maglia alta. E vado a fare in questa maniera, prendo il filo, entro tra le due maglie alte e vado a fare una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado dove ho la maglia alta e vado a fare una maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. Quindi ci giriamo con il lavoro e andiamo a fare il quinto giro e andiamo a fare di nuovo una diminuzione. Con una maglia bassissima entriamo direttamente tra le due maglie alte, quindi qui abbiamo le due maglie alte chiuse, qui invece abbiamo le due maglie alte del ventaglio. Entriamo qui dove abbiamo le due maglie alte del ventaglio, facciamo una maglia bassissima e di nuovo andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta e andiamo direttamente nel ventaglio successivo e di nuovo facciamo le nostre due maglie alte, quindi una e due. Vedete, facendo in questa maniera qui viene lineare la nostra diminuzione. Quindi adesso io continuo il mio quinto giro andando a terminare come ho fatto prima, quindi senza alcuna diminuzione. Inizierò il sesto giro e farò vedere di nuovo un altro come rifare le diminuzioni. Quindi ripeto, adesso continuerò il quinto giro, inizierò il sesto, vi farò vedere come si termina il sesto e come fare nel settimo un'altra diminuzione. Sto terminando anche il sesto giro, quindi ho fatto il quinto normalmente, ho iniziato il sesto e sto per terminare. Ho di nuovo l'ultimo ventaglio e la maglia alta, quindi prendo il filo, vado tra le due maglie alte del ventaglio e vado a fare una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado dove ho la terza catenella, che era la mia prima maglia alta, e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. Mi giro con il lavoro. E di nuovo con delle maglie bassissime vado dove ho la maglia tra le due maglie alte e vado a fare di nuovo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, entro nell'avventaglio successivo e vado a fare di nuovo le mie maglie alte.
Ora io non faccio più alcuna diminuzione, mi va bene così, potrei farne anche un'altra, ma preferisco non fare lo scolo troppo largo, quindi diciamo che come diminuzione io mi fermo. Chi è taglia M o taglia L sicuramente dovrà fare qualche diminuzione in più, io però così mi fermo, oppure se siete taglia S e volete fare qualche diminuzione in più potete sempre farla. Continuo a lavorare così, adesso vi finirò il mio settimo giro e vi farò vedere l'ottavo come terminarlo, e poi faremo il nono e gli altri senza fare più diminuzioni. Allora, sto terminando l'ottavo giro. Come vi ho detto, io non devo fare più diminuzioni, quindi per non fare più diminuzioni vado a fare in questa maniera. Ho l'ultimo ventaglio, le tre maglie e le tre catenelle che sono la mia ultima maglia alta. Entro nel ventaglio, quindi tra le due maglie alte, e vado a fare una maglia alta. La seconda maglia alta in questo caso non la vado a fare dentro, ma la vado a fare sopra la maglia alta del ventaglio. Quindi non in questa di 3 catenelle, ma in questa, e vado a fare una maglia alta. E adesso torno a lavorare normalmente, quindi con una maglia bassissima mi porto dove ho il ventaglio, tra le due maglie alte del ventaglio, e vado a fare le mie due maglie alte, quindi 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta e procedo normalmente fino ad arrivare all'altezza desiderata. Io credo che farò sui 12, massimo 13 giri, ma secondo me 12 forse già bastano. Comunque vi farò sapere. Mi raccomando, questa diminuzione che abbiamo fatto qui va fatta anche nell'altro lato. Quindi da quest'altro lato dovremo fare la stessa cosa, fare le diminuzioni, mentre dove sta il marcatore verso la parte interna non fare, e bisogna fare lo stesso numero di diminuzioni che abbiamo fatto da quest'altro lato. Dietro invece andremo a lavorare senza fare alcun tipo di diminuzione, entrando nel primo ventaglio e finendo nell'ultimo ventaglio prima del marcatore. A quel punto cuciremo le spalle con la parte dietro e andremo a fare le maniche. Per fare la manica, come ho detto, farò lo stesso punto e lavorerò sempre con l'uncinetto il numero 5. Allora, io mi avvio dove ho il sotto dello scalfo, quindi vedete il sotto dello scalfo, qui la spalla, qui sto il sotto. Quindi mi aggancio sempre con il mio filo e vado a fare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Prendo il filo, rientro e vado a fare un'altra maglia alta. Prendo il filo, salto una delle maglie alte orizzontali, entro nella seconda e vado a fare di nuovo due maglie alte, una e due. Adesso vado direttamente dove ho la seconda delle mie vado dove ho la successiva maglia orizzontale e vado a fare di nuovo due maglie alte. Ancora vado successiva, di nuovo due maglie alte, quindi continuo così per tutto il giro. Naturalmente mentre andrò a girare a lavorare vedrò se si sta allargando o stringendo la lavorazione, e in quel caso vi dirò comunque alla fine quante volte io ho fatto questi due gruppi di due maglie alte, quindi vi dirò alla fine quanti ne ho, in modo tale da farvi capire più o meno come andare, se dovete saltare o aumentare nel caso abbiate la mia stessa misura, se la mia stessa misura, ma vi serve di fare il braccio un po' più largo, perché quelle che ho fatto io per voi sono troppo strette. Quindi mi raccomando, il primo giro dovete, una volta terminato, provare di nuovo la lavorazione per vedere appunto se vi stringe oppure no. Nel caso vi stringe dovete andare a fare qualche gruppo in più, quindi io vi consiglio di farne casomai due nella stessa maglia di base, e cercate di farlo soprattutto qua sotto o qua sopra invece che di lato. Mentre se dovete stringere, allora saltate delle maglie orizzontali, ricordandovi sempre la stessa cosa: meglio farlo sotto e qui piuttosto che di lato. Allora, io di gruppi ne ho fatti 16, ne ho fatti 18, ma mi sono accorta che era diventato troppo largo, quindi alla fine ho saltato sia anche qui sopra e ne ho fatti un totale di 16 gruppi di 2 maglie alte. Chiudo andando a fare sempre, entrando nella terza catenella, una maglia bassissima. Adesso dobbiamo sempre ripetere lo stesso giro, andiamo dentro tra le due maglie alte e di nuovo facciamo una maglia bassissima e andiamo a fare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, rientriamo un'altra maglia alta
E di nuovo andiamo nella successiva, entriamo tra le due gruppi di tra le due maglie alte, scusate, e andiamo a fare le nostre due maglie alte. Quindi si lavora normalmente, solo che lavoriamo in tondo. Io vi dirò quante giri avrò fatto. Non voglio una manica lunga, voglio una manica a tre quarti, magari di quelle che però superano un po' il gomito. Quindi alla fine vi dirò quante volte ho ripetuto il giro. Allora, ho ripetuto il motivo per 25 volte, quindi il giro l'ho ripetuto per 25 volte, e la manica, come vi ho detto, mi arriva proprio dove ho l'altezza, cioè un po' dopo il gomito. Adesso andrò a fare anche l'altra manica. Una volta fatta anche l'altra manica, deciderò se fare un bordino per rifinire lo scollo e anche la parte di sotto, magari una cosa molto semplice, tipo un semplice giro di maglie basse. Deciderò una volta fatto la prossima maglia e prossima manica e indossato il mio scaldacuore. Ho realizzato entrambe le maniche e una volta fatte le maniche sono andata a rifinire con un giro di maglie basse attorno a tutta l'apertura. Non l'ho fatto anche alle maniche, queste le ho lasciate senza il bordino. Il bordino di maglie basse l'ho fatto soltanto attorno a tutta l'apertura e anche sotto. E alla fine, per poter chiudere il mio giacchino, sono andata a mettere questi alamari che trovate anche sul sito di Uncinettando con i Filati. Io ho scelto questi neri perché li trovo perfetti per poter abbinare a questa giacchetta, quindi anche la giacchetta è terminata.